Ha avuto paura? No. Un po' di instabilità, però pensavo di che comunque portavo a termine la situazione. Applauso alla polizia che ha portato a termine un'operazione esemplare. Così Vincenzo Femminelli, il tassista, racconta i momenti concitati che meno di 48 ore fa hanno portato con la sua collaborazione alla cattura di Federico Pecorale, il 29enne originario di Montesilvano che domenica scorsa ha sparato 5 colpi di pistola contro il 23enne Ialfri Rosado Guzman all'interno di Casa Rustì, nella centralissima piazza Salotto a Pescara, per i tempi di attesa dell'ordine fatto. In fuga verso la Svizzera a bordo di un taxi, Federico Pecorale è stato fermato dalla polizia stradale di Senigallia nell'area di servizio di Tauro sulla 14 in provincia di Pesaro Urbino, grazie a un lavoro di squadra tra questure e forze dell'ordine abruzzesi e marchigiane, subito dopo l'intervento della squadra mobile di Pescara al comando di Gianluca Di Frischia. Inizialmente inconsapevole di tutto, Vincenzo Femminelli, ex finanziere di Vasto, sposato e con 3 figli, ha guidato il suo taxi da Pescara a Gissi, dove Pecorale si era recato in visita dai nonni materni subito dopo il misfatto, per poi ripartire verso nord, direzione Svizzera. Non mi sento un eroe, ha dichiarato alla stampa, aggiungendo: sono una persona normale che ho fatto il mio dovere, tutto qua. Non mi aspettavo tanta notorietà, non è da me. Nonostante sono passati 5 anni dal mio abbandono alla Guardia di Finanza, la divisa me la porto dentro e quando c'è da dare una mano sono sempre pronto. Io sono andato a prendere a Pescara e l'ho portato a Gissi, ma verso le 2:30, le 3, penso. Subito dopo, perché lui ha chiamato, in quanto lui la prima volta mi ha contattato e lui stava a Gissi. E quindi da quel momento in poi mi chiamava sempre per fargli fare il suo viaggio. Quando ha capito chi stava portando? Le prime telefonate. No, non era un tipo espansivo, era un tipo tranquillo. Signore, sta per iniziare agitato. La cerimonia, per favore. Si è agitato dopo, quando ho cominciato a sentire le telefonate, allora. E oggi, in occasione del 170° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato che a Pescara si è svolta all'Aurum, Femminelli ha ricevuto un riconoscimento per aver collaborato con le forze dell'ordine alla risoluzione del caso della sparatoria, come spiegato da Luigi Liguori, questore di Pescara. Quest'anno non abbiamo il cipiglio di fare festa perché siamo nella fase finale di una pandemia particolarmente cruenta e si affaccia una stagione di instabilità economica, un'instabilità politica, addirittura ci sono delle guerre, ecco perché siamo in questo momento, non siamo nei nostri luoghi ideali, nelle nostre agorare, nelle nostre piazze. Abbiamo voluto celebrare, perlomeno a Pescara, in questo luogo più raccolto, senza festeggiare, ma dobbiamo commemorare, perché 170 anni di storia sono importantissimi per il paese, sono importanti per la polizia, quindi abbiamo voluto dare qualità a questa ricorrenza. Dal 2014 chiedo riconoscimenti ai cittadini virtuosi nel territorio. Erano stati scelti 3 cittadini in questa provincia. Ne è stato aggiunto uno proprio nella giornata di ieri, che è il tassista che ha collaborato con la Polizia di Stato, ha avuto una condotta legittima e noi diamo un riconoscimento anche a questo cittadino. In questa particolare circostanza la Polizia di Stato ha mostrato tutta la sua efficienza. Di questo sono orgoglioso e spero che lo sia anche la città di Pescara.